Buongiorno a tutti quanti. Siamo sulla terza predicazione per quanto riguarda i nostri 40 giorni di preghiera. Come tutte le domeniche vi dico come va, come vanno le vostre letture mattutine, pomeridiane, serali, vi sentite incoraggiati, vi sentite che state pregando assieme una schiera di santi che non sono soltanto quelli della nostra chiesa. Chiedetemi, ci sono tante persone che stanno seguendo questi 40 giorni, che stanno pregando assieme a noi le nostre stesse preghiere. Siamo un esercito, non soltanto quelli che ci vediamo qua, ma siamo veramente santi. Ormai è abitudine di questa serie di predicazioni di cominciare con una domanda. Allora, la domanda di questo giorno che vi faccio è: perché preghiamo? Risposte. È una domanda. Preghiamo perché così ci sentiamo più vicino a Dio. Ok, preghiamo per sentirci vicino a Dio. Ce lo chiede Dio. Come? Ce lo chiede Dio. Perché Dio ce lo chiede, ok. Però, scusate, Dio conosce ogni cosa, no? Perché devo pregare per cose che Dio già conosce? Perché vogliamo che accada. Perché vogliamo che accada, no? Ok. Ma se è la volontà di Dio di farla accadere, accadranno anche che noi non le preghiamo, vero? Come? Ha detto pregate, sì, però perché? Signore, perché devo pregare se tu già sai tutte quante le mie esigenze? Perché gli piace. Perché quando qualcosa chiederemo al Padre, perché gli piace che siamo nella sua presenza. Ma cerco di spiegarvelo con un mio difetto. Uno dei miei più grandi difetti è di credere che alcune cose che faccio io le faccio e nessuno le fa bene come me. È una cosa su cui sto lottando da quando sono. Mia moglie mi dice Mr. Perfection, il signor perfezionista, perché alcune cose le faccio io e le faccio meglio. Se le vedo qualche volta che fa no, non ti preoccupare, le faccio per alcune cose mi dicono sia un bravo insegnante, mi dicono che insegno per esempio bene la parola di Dio, ma per alcune cose sono meno bravo perché non ho pazienza di spiegare. Perché mi metto lì a spiegare e nel frattempo che lo spiego poco e lo sto facendo, e alla fine l'ho fatta io invece di farlo fare agli altri, perché così risparmio anche tempo, così che la persona a cui avrei dovuto insegnare diventa frustrata perché continua a non saper fare la stessa cosa. Vede che ho fatto tutto quanto io e la prossima volta non mi chiederà proprio che gli insegni di fare quella cosa. Dio è l'insegnante migliore che esiste. Dio sa fare tutto quanto anche indipendentemente da noi, che noi glielo chiediamo o meno. Quando preghiamo, che cosa facciamo? Dio ci sta insegnando piano piano come avvengono le cose nel mondo. Dio sa fare tutto, vuole che comunque partecipiamo a quello che accade tramite il suo volere, perché vuole che siamo coinvolti sia fisicamente sia emotivamente in quello che lui fa. Se lui ce lo facesse e basta, non ci avremmo lo stesso tipo di coinvolgimento che abbiamo nel momento che preghiamo e facciamo le cose assieme a lui. Paolo dice questo in Prima Corinzi 6:9, dice: noi siamo infatti collaboratori di Dio, collaboriamo. È una cosa un po' grande quello che dice Paolo, perché è come se noi siamo qui, è Dio e qui siamo noi, e noi andiamo avanti insieme. In realtà è così. Dio non è che non si muove senza di noi, ma Dio vuole che noi ci muoviamo assieme a lui. Un'altra domanda:
Per cosa Dio mi chiede di pregare? Per che cos'è che Dio mi chiede di pregare? Quali sono i motivi? È una domanda. Per le cose per cui mi chiede di pregare Dio, quali sono? Come? Qualunque, sì, ma qualunque è un po' troppo grande, mi serve una risposta, una risposta specifica. C'è insegnato il Padre Nostro, per esempio. Ok, c'è insegnato il Padre Nostro, che è una preghiera, ma i motivi, gli argomenti, quando ti metti lì a pregare, la mattina, o la sera, o il pomeriggio, quando sia, Signore, ti prego per tutto. Ci saranno dei motivi specifici, vero? Come? Per allontanare i maligni di mondo, scacciare i maligni del mondo, ok. Sì. Poi? Non è mai capitato che Signore, levami un mal di testa. Sì. Ecco. Signore, aiutami a passare l'esame di pratica della macchina. Sono cose specifiche che noi chiediamo per noi stessi. Per noi stessi. Abbiamo visto le volte scorse, le volte precedenti, che Dio ci chiede di pregare per che cosa? Come ha detto Alina, per tutto, per qualsiasi cosa, per ogni cosa e ogni nostra richiesta. Per le mie? Soltanto per le mie? No, anche per gli altri. Mi dai la prossima, bene? Prima di Timoteo 2:0. Paolo dice, esorto dunque prima di ogni altra cosa, per cui Paolo dice, prima di tutti, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, attenzione a questa parola, intercessioni, ringraziando per tutti gli uomini. Per cui Paolo dice, prima di ogni altra cosa, prima di pregare per voi, prima di pregare per le esigenze vostre, prima di pregare per tutte le altre cose, che cosa dovete fare? Dovete pregare con preghiere, suppliche, intercessioni per tutti gli uomini. Tu potresti dirmi, ok, Marco, lo so, cioè, che novità c'è? Io prego per i miei fratelli, le mie sorelle in Cristo, prego per le persone, per i missionari, prego per le chiese, prego per questi. Ok. E dice, tutti, in tutti che cosa c'è compreso? Chi c'è compreso in quel tutti? Tutti quelli che a noi ci piacciono. Tutti quelli che fanno la volontà di Dio, tutti quelli a cui noi ci sentiamo di pregare. Pregare per uno che ha stuprato tua figlia è un po' di più difficile. Pregare uno che ti ha fatto in maniera di farti perdere il lavoro. Pregare a uno che ha ucciso, è andato con una bomba e ha ucciso 100 credenti come te dentro una chiesa in Nigeria. È proprio difficile. Pregare per chi ruba, pregare per chi stupra. No, quello no, Signore, fammi pregare per delle persone brave almeno. Per quelle brave. Paolo usa una parola abbastanza fuori moda, quello intercessioni. Intercedere. C'è un libro nella Bibbia, anche il libro di Ezechiele, dove questa parola è usata e dove Dio prega, chiede specificatamente alle persone di intercedere per quelli buoni, vero? Perché Dio stava parlando a persone brave, perché in Ezechiele c'è un popolo che lo sta seguendo, per cui intercessione di quelli bravi. Vediamo quanto erano bravi, va? Tanto il contesto di Ezechiele è questo. In pratica stiamo proprio a cavallo della deportazione in Babilonia. Ezechiele comincia a scrivere che ancora stanno in Giuda, e finisce il suo libro quando già erano a Babilonia. Qui siamo nel capitolo 22, che è proprio poco prima che Nabucodonosor distruggesse la città di Gerusalemme e il popolo fosse deportato, per cui le persone stanno ancora dentro a Gerusalemme. Vediamo le varie nature di questa città, di Gerusalemme. Questo erano i politici saranno stati bravi, vero? Ezechiele 22:25 parla dei politici,
Come i leoni ruggenti sbranano la preda, così i loro capi uccidono, si impadroniscono di ricchezze e tesori, rendendo vedove molte donne. Questi sono i politici, bella classe. Però almeno i sacerdoti, la classe sacerdotale, il clero, no? Almeno quelli che vanno nel tempio tutti i giorni, quelli saranno bravi. Ezechiele 22:26. I loro sacerdoti violano le leggi, profanano i luoghi consacrati a me, confondono il sacro con il profano, non insegnano la differenza tra puro e impuro e si rifiutano di rispettare il giorno del sabato. In conclusione, non sanno nessun rispetto per me. Allora, politici, li abbiamo scartati, non sono persone su cui pregare. Sacerdoti non mi piacciono, nemmeno non prego nemmeno per quello. E i profeti? I profeti erano non tanto quelli che dicevano, perché il profeta non è soltanto uno che prevede il futuro, che prevede quello che accadrà, ma è anche quello che dice, che interpreta la parola del Signore, che dice: guarda, il Signore mi ha detto di dirti che devi fare bla bla bla, così come è scritto. Perché sono persone in una certa maniera che insegnano anche i sacerdoti cosa devono fare. I profeti saranno almeno bravi, almeno quelli diranno: oh, guardate, vedete. Ezechiele 22:28. I loro profeti coprono tutti questi delitti con una mano di calcio, bella disinfettata, quando pretendono di avere visioni e predicono menzogne, sostengono di parlare a nome di Dio, il Signore, ma io, il Signore, non ho mai parlato. Io c'entro niente, parlano di loro. All'epoca c'era un sodalizio tra politici, sacerdoti e profeti, tutti quanti alleati per fare il male. Povero popolo, quanto avrà sofferto! Il popolo sicuramente sarà lì contrito e avrà fatto di tutto contro questa categoria, contro queste categorie. Prossimo. Ezechiele 22:29. Gli abitanti commettono violenze, rubano, opprimono i poveri, i deboli, maltrattano i forestieri contro ogni diritto. Che bella situazione! Tutti, insomma, non se ne salva nessuno. Nessuno. Tutti erano corrotti, politici, sacerdoti, profeti, eppure il popolo era corrotto. Te la sentiresti di pregare per una situazione così? Io no. Io vorrei pregare un'altra cosa: Signore, distrugge, manda un fuoco grosso, brucia tutto. Perché? Perché di questa generazione non se ne può più. Ma Dio, proprio in questa situazione, stava cercando persone che pregassero per questa situazione. E la prossima? Ho cercato in mezzo a loro qualcuno che potesse costruire un muro in difesa, che potesse stare sulle brecce delle mura per difendere il paese e per impedirgli di distruggerlo, o per impedirgli di distruggerlo, perché vedete che il Signore ce l'aveva in mente di mandare fuoco, ma non l'ho trovato. Dio stava cercando qualcuno che dice stesse sulle brecce, che si arrampicasse sulle macerie morali di questa generazione corrotta e perversa, e avessi il coraggio di andare a parlare da Dio e di riportare Dio verso il popolo e il popolo verso Dio. Qualcuno che fosse un ponte tra Dio, tra il trono di Dio e il popolo. Ma dice, ma non l'ho trovato. No, Dio dice, le persone che cerco così, io non le ho mica trovate. Io non le ho trovate. Però un attimo. Chi è che lo dice questo? Di chi sono queste parole? Di Dio. Chi le dice? Almeno uno c'è. Almeno uno c'è. In ogni generazione, in qualsiasi generazione, per quanto perversa sia, c'è qualcuno che ascolta la voce del Signore. C'è qualcuno che può essere una sentinella sulle brecce. C'è qualcuno che può essere un ponte tra il trono di Dio e il popolo. Devono avere il coraggio di assumersi la propria responsabilità di essere un ponte tra Dio e il male, di rispondere alla chiamata
e di essere l'Ezechiele della propria generazione. E credimi che Ezechiele non è che fosse molto amato in Giuda, non passava belle serate. Era come tutti, gran parte dei profeti, Isaia, Geremia, Ezechiele, erano trattati malissimo. Perché? Perché dicevano le cose vere, dicevano le cose che le persone non volevano sentire, dicevano le cose a persone che si sentivano in colpa per quello che sentivano, e era pure giusto che si sentissero. Una parentesi, a cosa ti ha fatto pensare la situazione di Giuda? Un popolo con, una nazione con, politici corrotti, clero, preti, sacerdoti corrotti che fanno di tutto di più, persone che dovrebbero essere degli insegnanti buoni che invece insegnano le cose cattive, eppure un popolo che ruba appena può. Ti somiglia a qualche posto dove viviamo adesso? Non è cambiato. Per caso, Che cosa? Se ti suona familiare, se ti suona l'Italia, tu puoi essere colui che è sulle brecce. Sulla brecce, poi vedremo che cosa significa stare sulla brecce. Il Signore ti sta chiamando a essere quello che in questa nazione corrotta e perversa sia un ponte tra il trono della grazia di Dio e il popolo. Però che potesse stare sulle brecce, cosa significa stare sulle brecce? Qualcuno ha l'idea di che cosa significa stare sulla breccia? Perché la breccia dalle nostre parti è il pedrisco, no? Allora, è un termine militare, e proprio in Israele lo conoscevano molto bene. La parola in originale è Perez, che significa breccia, significa foro, buco. In Italia è famosa la breccia di Porta Pia, no? La breccia che l'esercito italiano fece nella porta a Roma di Porta Pia per entrare dentro lo stato del pontificio e liberarlo. Che poi liberato non è stato, vabbè, ma questo è un altro discorso. Vabbè, l'Italia non fu liberata dal papato, però vabbè. E per cui significa che quando il nemico normalmente che cosa faceva per entrare in una fortificazione? Diceva buco. Quando un nemico, e normalmente il buco veniva fatto prima di entrare, nel senso, io prima preparo il buco e poi chiamo le truppe. Quando tu ti accorgi che c'è una breccia, che c'è un buco, tu che cosa fai? Ti metti fisicamente sul buco per impedire alle persone di entrare e per dire agli altri che si avvicinano: oh, guardate, attenzione, perché da questo buco può uscire il nemico, per cui all'occhio. Per cui tu stai fisicamente sul buco. Il problema è uno: questo buco qui chi l'ha fatto? Il nemico? Il nemico stava fuori, cioè i babilonesi stavano accerchiando Gerusalemme. Il buco non l'avevano mica fatto i babilonesi, l'avevano fatto quelli dentro, i giudei, quelli di Gerusalemme. Il buco era il buco fatto dal peccato, avevano creato un buco che distruggesse la protezione che Dio gli aveva dato, come? Attraverso il peccato. Questa è la nostra natura umana. Dio provvede a noi tutto quanto: luce, acqua, cibo, benedizione, protezione. Noi che facciamo? Tramite il nostro peccato, Adamo ed Eva, che gli aveva provveduto tutto. E a un certo punto che ha fatto? Un buco per uscire di fuori, dove non è più protetto. Noi buchiamo il muro col peccato. Dio è santo, Dio non può stare in presenza del male, e se vede il male lo deve punire, non ci sono dubbi, non può esimersi dal punire il male, perché altrimenti non sarebbe un Dio giusto. Se non punisse chi fa male, non potrebbe premiare chi fa bene. Ma allo stesso tempo Dio è un Dio d'amore,
che vuole poter riconciliarsi e che ci sia e ci serve qualcuno che gli dica: attenzione, stai attento, che qua c'è un buco, questo buco ti porta alla distruzione. Stare sulle brecce, stare nello spazio vuoto in questo buco, significa proprio evitare che qualcuno si infili dentro questo buco che crea il peccato. Lo sapete, e questo proprio questo è la parola, la definizione stessa dell'intercedere: stare sul buco, stare in quello spazio vuoto, stare a guardia di quello spazio vuoto. Questo è intercedere. Solo c'è un problema, almeno in italiano, mi dai la prossima? Questo è il termine intercessione secondo il Gazzardi. Il Gazzardi, il vocabolario della lingua italiana, dice: intercessione, intervento presso Dio da parte di Cristo, della Madonna e dei santi, attenzione a Sara, come è scritto santi, e dei santi a favore di una persona vivente o defunta. Questa è in Italia che cosa si intende per intercessione. Per cui l'intercessione da chi è fatta? In ordine di apparizione, no? In ordine di apparizione c'è Cristo e su qua fino a qua nessuno c'è, non c'è piove. Viene fatto dalla Madonna e dai santi, attenzione, i santi con la S maiuscola, con la S maiuscola, che sono quelli che stanno nel calendario. Loro intercedono, per cui noi siamo liberi, noi possiamo pure non fare niente, perché tanto ci pensa Gesù, ok? E lì siamo d'accordo, perché Giovanni, in prima Giovanni capitolo 2 dice che noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù il giusto, per cui quello è realmente giusto. Ma poi ci abbiamo le Madonne e i santi. Dio non cerca Madonna e santi, santi con la S maiuscola, non cerca Madonna e santi, ma donne e santi con la S minuscola. Non cerca Madonna e santi, ma donne e santi. Santi che significano distinto, separato, messo da una parte. Sta parlando di me e di te. È di questi che cerca. Cerca persone che stiano in mezzo, che stiano nel buco provocato dal peccato, che presentino a Dio le richieste di persone che loro non chiedono. Perché chi fa il male non è che vada a Dio e richiede. E però Dio dice: guarda che tu devi chiedere per loro. Perché visto che loro non chiedono, sei tu che devi chiederlo. Perché? Perché se tu non chiedi e loro non arrivano, io li distruggerò. E io non voglio distruggerli, ma voglio amarli. Colui che intercede è come se allungasse una mano sul trono di Dio e mettesse l'altra sulle spalle di chi non crede in Dio. E non è una bella posizione, non è comodo stare così, eh? E per lungo tempo ci devi stare così. Quanto sarà la tua vita di credente? Già mi sono stancata. Ezechiele non era comodo, ma intercedeva per il suo figlio. Abramo non era comodo. Vi ricordate quando andò nella città e il Signore diceva: ok, io distruggerò questa città, Signore, ma non se ne trovassero una decina di credenti? E vabbè, di persone prove, vabbè, allora non la distruggo. Sì, però forse non ne trovo 10, ne trovo soltanto di meno, 5 che erano arrivati fino a 1. E ogni volta Dio diceva: ok, se ne trovo almeno uno, non la distruggo. E non era comodo intercedere. Mosè intercedeva per un popolo che aveva fatto un vitello d'oro adorandosi, e che ha fatto? È andato sul Monte Sinai, si è inginocchiato dicendo: Signore, e che vuoi fare? So farti così, perdonami. E non era comodo, non era comodo. Cosa bravi di più? Stare comodo? Stare comodo? Oppure vedere persone che accettano Cristo tra i tuoi compagni di lavoro, nella tua scuola, nella tua città, nella tua nazione? Sapete, io per lungo tempo non ho interceduto,
Adesso è un peccato che confesso ultimamente. Io pregavo per i fatti miei, pregavo per i miei amici, pregavo per i miei familiari, pregavo per il mio lavoro e basta. E basta, perché poi dicevo, vabbè, guarda tanto gli altri, mica sono io a riportare le esigenze degli altri, io dico le mie esigenze, gli altri diranno le loro. Poi, quando è che ho cambiato? Quando ho fatto un viaggio, abbiamo fatto un viaggio in Zimbabwe e ho visto che cosa significa l'intercessione. Ogni cosa di quel viaggio, tutte le sfide di quel viaggio, ce ne sono state tante, ci sono stati incidenti con le macchine, virus intestinali, arresti, Annarita portata in caserma con l'arresto, macchine rotte in mezzo alla savana, chiavi perse, ad ogni cosa. C'erano persone che si mettevano lì e pregavano, magari erano pure persone che non ci conoscevano. Quando ci abbiamo avuto l'incidente è arrivata tutta la chiesa di Battista di Bulawayo e è venuta a pregare l'intorno per intercedere per noi, che venivamo da un posto che manco sapevano dov'era l'Italia. E quello ha creato il miracolo. Quello ha creato il miracolo nel mio virus intestinale. Sapete che quando uno va in questi posti, la prima cosa che prende sono i virus intestinali, che stai male una settimana, 10 giorni. Io ho guidato nelle autostrade dello Zimbabwe, per strade di terra, quelle sono le autostrade, con 38 di febbre, crampi, dolori intestinali fino a notte fonda. Alla fine c'è chi ha intercesso per me, sono arrivati Giuseppe e Annalita e hanno detto: ok Marco, preghiamo per te, preghiamo per la guarigione. La mattina non c'era niente. Abbiamo perso le chiavi della macchina, o meglio, ci si era fermata la macchina, primo miracolo, ci si è fermata la macchina, non mentre stavamo nel safari, a Wange, in mezzo a leoni, ippopotami e elefanti, ma ci si è rotta davanti al camping, abbiamo fermato la macchina, da lì non si è più mossa. Il meccanico, già l'ho detto, ve lo ripeto, il meccanico che ce l'ha riparata si è perso le chiavi della macchina e noi eravamo a centinaia di chilometri da casa senza le chiavi. E allora abbiamo detto: ok signore, che vuoi fare? E qui bisogna pregare, abbiamo pregato. A un certo momento Annalita apre la borsa e dice: ma queste che sono le copie delle chiavi della macchina. Dice: io non ce l'ho messe, non c'è motivo perché dovevano stare qua, c'erano le copie delle chiavi della macchina. Sii onesto, sii onesta, ci credi davvero che le tue preghiere possono cambiare la storia della vita delle persone per cui stai pregando? Attenzione, io non cerco una persona perfetta, Ezechiele non era perfetto, ma cerco una persona che sia disponibile ad intercedere. Se Dio in Giuda ha trovato soltanto Ezechiele, perché ha detto: io non li ho trovati altri. Sai di cosa sono convinto? Che se Giuda, che se Dio avesse trovato altri Ezechiele, un'altra decina di Ezechiele, probabilmente Babilonia non ci sarebbe stata, non l'avrebbero deportati. È possibile che tramite le preghiere di 100 che avrebbero interceduto avrebbero fatto un ponte dal trono della grazia di Dio e il popolo si sarebbe riavveduto e non sarebbe stata necessaria la deportazione in Babilonia. Ti ripeto, tieni più alla tua comodità o a vedere Cristo che regni sulla tua nazione. Alla tua comodità. Dio sta cercando anche oggi chi stia sulla breccia, chi stia nello spazio vuoto, chi stia sul buco, chi interceda per gli italiani. Ed a te come sentinella, cioè a te come sentinella. Ciao.
Ciò significa, questo non significa che tu vedrai, l'esito. Cioè, a noi ci è andata bene, Dio è stato molto, magnanimo a farci vedere, penso che ce l'aveva soprattutto con me, dicendo: Marco, tu bisogna che cambi, adesso ti faccio vedere che cosa significa l'intercessione. Per cui mi ha fatto vedere fisicamente intercessione, soluzione, intercessione, soluzione, intercessione, soluzione. Ma spesso non è così. Tu intercedi per giorni, mesi, anni e sembra non accadere, ma Dio è al lavoro. Dio probabilmente, è pure possibile che tu non vedrai la fine dell'intercessione, perché? Perché i tempi di Dio sono i tempi di Dio, e non è detto che il frutto della tua intercessione avverrà durante la tua vita terrena, ma tu devi intercedere. Dio è al lavoro. Secondo voi, quando mi dai la prossima domanda, quando gli apostoli, questo è il discorso di Giovanni 17 che Gesù stava facendo ai suoi discepoli, e ha detto in Giovanni 17:20: non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola. Secondo voi gli apostoli in quel momento preciso sapevano che cosa sarebbe successo tramite la loro intercessione? Perché loro erano dei grandissimi intercessori. Hanno pregato, Paolo ha pregato per tutto. Paolo non era presente in quella condizione, erano presenti altri, era presente Giovanni, era presente Pietro. Sapevano che cosa sarebbe successo? Noi siamo il frutto dell'intercessione di Giovanni, di Pietro, di Luca, di Matteo, di Simone e quant'altro. Loro non hanno visto, ma hanno interceduto, e noi siamo il frutto di quell'intercessione. Ti ripeto ancora le domande che ti ho fatto all'inizio: a cosa serve pregare e per cosa dovrei pregare? Serve a chiedere a Dio di ciò che hai bisogno, ma serve anche a riempire lo spazio vuoto. Ci sono due funzioni: sì, chiedere i tuoi bisogni, ma anche intercedere per quelli che i bisogni nemmeno li vedono. Serve anche intercedere per coloro che sono distanti. Dio sta cercando qui in Italia chi stia sulla breccia, chi stia nel buco, chi riempia lo spazio vuoto. Paolo dice che tu sei un collaboratore di Dio, tu sei una collaboratrice di Dio, sei lo strumento che Dio ha deciso di usare per colmare quello spazio vuoto, per portare benedizione piuttosto che giudizio. Ok, Marco? Semplice, mi dici come si fa? Allora, tre suggerimenti, ma ce ne sono centinaia. Tre suggerimenti perché almeno ti porti a casa in saccoccia qualche cosa che puoi utilizzare già da subito dopo pranzo. Mi dai la prossima pagina. Partiamo dal presupposto che tu stai pregando per i tuoi amici e per la tua città, no? Quello è uno dei temi che stiamo pregando: per la tua grande sfida, per i tuoi tre amici, per la tua città e per la chiesa perseguita. Focalizziamoci sui tuoi tre amici e sulla tua città. Come fare? Gesù ha detto questo: è per questo che ho detto che nessuno può venire a me se non gli viene dal Padre. Prega che Dio li avvicini a Gesù, intercedi per quelli che sono lontani da Gesù, prega per i tuoi tre amici, perché nel versetto di oggi c'è, nel versetto che io ho stato inviato stamattina, c'è proprio una preghiera che Dio li avvicini, i tuoi tre amici, la tua città. Questo si chiama intercessione, questo significa riempire lo spazio vuoto, questo significa stare sulla breccia, questo significa stare sul buco. C'è un buco nella vita dei tuoi amici, nella vita della tua città. Prega per questo. Secondo suggerimento: prega che possano comprendere il messaggio di Gesù. Perché vedete, tu glielo puoi dire e ti dicono: ho capito. Ma c'è differenza tra dire ho capito, che significa sì, ti ho ascoltato, immagazzinato. In inglese è got it, molto più corto. Ce l'ho avuto, l'ho preso,
Che significa? Niente. Significa che è entrato e è passato. Altra cosa da dire, adesso ho capito. Significa che loro hanno realmente capito che senza Gesù non possono fare niente, che non possono agire. Adesso ho capito. Il maligno proverà in tutte le maniere a distrarli, a stopparli, ad attaccare, a corrompere la parola di Dio. Salmo 119:29 dice: tieni lontana da me la via della menzogna, nella tua grazia fammi comprendere la tua legge. Pregalo, intercedi questo per le persone che non lo stanno facendo. Terza maniera: prega che i loro occhi siano aperti per vedere Dio. Io stamattina ho dovuto pregare perché il mio occhio fosse aperto per vedere voi, perché mi sono svegliato stamattina con un occhio chiuso, c'era i pollini, per cui ho pregato che il mio occhio si aprisse e oggi io vi vedo. Appannati, ma vi vedo. Pregate invece che i vostri tre amici, la vostra città, i loro occhi siano aperti. Seconda Corinzi 4, versetto 4. Paolo dice: Satana, il Dio di questo mondo corrotto, li ha resi ciechi, incapaci di vedere la gloriosa luce del Vangelo che splende su di loro. Sta parlando di non credenti, eh? La luce del Vangelo splende sui non credenti, non splende soltanto su di me e su di te, splende su chi non crede, incapaci di comprendere il meraviglioso messaggio della gloria di Cristo, immagine di Dio. Prega che Dio faccia vedere loro chiaramente. Che Dio muova, gli dia degli occhi spirituali nuovi e delle orecchie spirituali nuove perché vedano e sentano. In conclusione. Vorrei che ti alzi. Alzate. Mettetevi vicini a se siete distanti, mettetevi vicini a qualche uno. A distanza di un braccio. Allontanatevi distanti di un braccio. Metti una mano sulla spalla del tuo vicino. Ah, è il tuo vicino un po' basso. Tu sei questo. Tu sei questo. Tu puoi essere un ponte tra il trono della grazia di Dio e coloro che non ti conoscono, che non lo conoscono. Coloro che sono lontani da Dio, coloro che hanno bisogno di Dio, perché Dio vuole amarli, perché la grazia dell'Evangelo splende anche su di noi. Sedete. Grazie Signore. Grazie Signore di aver mandato un mediatore. Grazie che noi abbiamo qualcuno che intercede al trono della grazia in ogni minuto, e questo è il Signore Gesù. Se tu che hai ascoltato questa predicazione sei stato colpito o sei stata colpita da qualcosa che è stato detto oggi, prega queste cose assieme a me nel tuo cuore. Signore, io voglio essere un ponte, io voglio riempire lo spazio vuoto. Voglio essere un ponte tra il trono della tua grazia e le persone che non ti conoscono. Io voglio intercedere per i miei amici, per la mia città, per la mia nazione. Io oggi mi impegno a pregare costantemente per un risveglio, perché le persone possano avere degli occhi spirituali e delle orecchie spirituali nuove e possano accorgersi che l'Evangelo, la meravigliosa luce dell'Evangelo splende anche su di loro. Io voglio impegnarmi ad essere un intercessore davanti a loro, a pregare le cose che loro non pregheranno, perché tu possa alla fine averli come tuoi figli, come tue figlie. Tutte queste cose te le prego nel tuo santo nome, Signore Gesù. Amen.